Tocca a te, Max, che è un nostro compagno di viaggio. Sono in Zen News. L'anno scorso Max non è potuto stare con noi perché era in Kenya per una missione umanitaria. E ci tengo che anche lui ricordi Claudio, con il sorriso, come è abituato a raccontare le cose, Max. Chi non ha conosciuto Claudio forse ha potuto capire dalle parole. Innanzitutto buonasera a tutti quanti, grazie per esserci, grazie soprattutto a Claudio per esserci. Chi non ha conosciuto il nostro socio può forse averlo intuito dalle parole di Giancarlo e di Stefano quanto eravamo vicini, quanto eravamo legati, quante domeniche abbiamo vissuto insieme secondo i colori del Monza. Quindi non voglio raccontarvi, e penso che l'avrete intuito, di quanto ci manca l'amico, il collega, il portiere, l'imitatore di allenatori, il battutista provetto, tutte queste persone erano lui. Non voglio neanche raccontarvi che il mio piccolo rituale alla fine di domenica al Berentio è battere un 5 sopra la targa che gli ricorda che ha suo nome la tribuna stampa dove noi ogni domenica lavoriamo. Voglio solo dirvi, ripeto anch'io questo concetto, come ha detto Stefano prima, andiamo avanti per onorarlo. Vi prego di giocare ogni minuto di questo torneo pensando a un ragazzo che ci ha insegnato lo sport per davvero, senza mai farsi fregare dal tifo cieco o dalle passioni di una parte. Fatelo da sportivi, giochiamo da sportivi, onoriamolo fino in fondo. Grazie a tutti. Non c'è nessun rappresentante purtroppo qui del Monza Calcio, che è una squadra per la quale c'era il tifo Claudio, però il Monza ha voluto partecipare a questo torneo mettendo in palio un abbonamento per la prossima stagione. Chi farà più gol? Mi auguro che non sia un giornalista. Metterà a disposizione un abbonamento, se lo vincerà Ficaro lo metterà in palio a sua volta. Sarà altro che il più grande. Va bene, dai, mi piace aver ritrovato il sorriso in questa parte finale. Mi hanno detto che potrebbe esserci Vincenzo Jacopino, il capitano del Monza, che è un po' l'anima di questa squadra per il giorno della finale, che sarà il 7 di luglio. Noi su montanews.it e sull'esagono abbiamo già scritto tutte le date, tutto il programma. Ci potrebbe essere una variazione di orario tra qualche venerdì, potremmo passare le partite 20:30 e 21:30 perché ci sono delle esigenze familiari di gente che magari loro hanno già dei figli, quindi non già su famiglia, te lo auguro, che non puoi. E niente, ci tengo adesso a dare la parola a Matteo Fraschini, che è la vera anima del Memorial Parma, perché veramente è stato lui a organizzare il tutto, a mettere in piedi con la dominante, le squadre, e veramente ci tengo a fare un grosso applauso a Matteo, perché senza di lui non sarebbe stato. No, io due notte sul torneo, come ha detto lui facciamo 4 giorni da 4, quindi 16 squadre, 4 in più dell'anno scorso. Passano le prime due, poi le prime due di un girone accederanno alla fase di eliminazione diretta. Il regolamento è pressoché quello dell'anno scorso, poi parlerete con gli arbitri nello specifico per quanto riguarda le regole. Insomma, da dire c'è ben poco dopo tutti questi interventi. Io non ho avuto la fortuna di conoscere Claudio se non tramite i suoi iscritti, però io vi invito a ricordarlo come lui avrebbe voluto essere ricordato, con una sana partita di calcetto all'insieme del divertimento. Grazie Matteo. Allora, come sempre su Monza News creeremo una pagina apposta per questo memorial con i risultati e le classifiche aggiornate. Sul forum invece inseriremo i marcatori delle partite, alla fine si stabilirà chi avrà vinto la classifica canonieri. Anche l'esagono ci ha messo a disposizione una parte della pagina del lunedì, e tra l'altro l'esagono premierà la terza squadra con un abbonamento annuale a tutti i componenti. Il primo premio sarà messo a disposizione da AIDO, l'associazione italiana donatori organi, ci devo ricordare anche quest'anno perché partecipa anche economicamente all'organizzazione di questo torneo. Vi invito tutti ad iscrivervi, e ci saranno dei premi anche per le prime due squadre, oltre al premio la seconda squadra, se non sbaglio, avrà un premio di consolazione, verrà rimborsato praticamente l'iscrizione. Basta, non mi resta che dirvi in bocca al lupo a tutti per il torneo. Iniziamo alle 21:30 con due partite, poi alle 22:30 si giocheranno altre due partite. Grazie a tutti per essere intervenuti.